incapace di intuire. Muhammad Jalaluddin Rumi, 1207-1273, mistico islamico afghano. A 19 anni si sposa con una fanciulla di Samarkand. A Konya, nel 1240, insegna diritto canonico. L'iniziazione al sufismo avviene per merito di Shams al-Din al-Tibrizi, che resta il maestro di Rumi anche dopo essere stato assassinato. È l'ispiratore del Matnavi e Mawalawi, scritto da Rumi, una rapsodia mistica che rielabora brani del Corano, apologhi, aneddoti, leggende, che i sufi amano definire Corano persiano. È tradizione contrapporre la dottrina del puro amore contenuta nel Matnavi al pensiero dei filosofi razionalisti, incapaci di intuire gli stati di coscienza che realizzano l'unione con l'assoluto. Commento. Rumi rimane un forte esempio di collimazione tra poesia e misticismo.